Benvenuti su Cristianamente, il canale dove esploriamo insieme i grandi insegnamenti della Bibbia e scopriamo come possono illuminare la nostra vita quotidiana. Oggi ci immergeremo nell'Apocalisse di Giovanni, un libro ricco di simboli e visioni che ci svela verità profonde. Insieme, cercheremo di comprendere il suo messaggio attraverso le domande di una bambina e le risposte della nostra esperta biblica. Il libro dell'Apocalisse. Questo libro contiene la rivelazione che Gesù Cristo ha ricevuto da Dio per far conoscere ai suoi servitori quello che fra breve deve accadere. Gesù ha mandato il suo angelo al suo servo Giovanni per farglielo sapere. Giovanni è testimone di tutto quello che Dio ha detto e che Gesù Cristo ha rivelato. Questo è ciò che egli ha veduto. Le cose qui scritte accadranno tra breve. Beato dunque chi legge e chi ascolta questo messaggio profetico e fa tesoro di quanto qui è scritto. Perché Gesù ha scelto Giovanni per rivelare queste cose? Gesù ha scelto Giovanni perché era un fedele discepolo e già autore di un Vangelo. Giovanni aveva un legame speciale con Gesù ed era noto per la sua profonda spiritualità e comprensione. Attraverso Giovanni, Gesù poteva comunicare messaggi importanti in un modo che sarebbe stato preso sul serio e conservato per le future generazioni. Alle sette chiese che sono in Asia Minore. Io, Giovanni, vi auguro grazia e pace da parte di Dio, che è, che era e che viene, e dei sette spiriti che stanno davanti al suo trono. Da parte di Gesù Cristo, il testimone fedele, il primo risuscitato dai morti, il capo dei re della terra, Gesù Cristo, che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il sacrificio della sua vita. Chi sono i sette spiriti menzionati qui? I sette spiriti davanti al trono di Dio rappresentano la pienezza e la perfezione dello Spirito Santo. In Apocalisse, il numero sette simboleggia completezza e perfezione. Questi spiriti potrebbero anche rappresentare le sette chiese menzionate, simboleggiando la presenza e l'operato dello Spirito Santo in queste comunità. Egli ci ha fatto regnare con Lui come sacerdoti al servizio di Dio suo Padre. A Lui sia la gloria e la potenza per sempre. Amen. Cosa significa che Gesù ci ha fatti regnare con Lui come sacerdoti? In questi versetti, l'idea di regnare con Gesù come sacerdoti simboleggia il ruolo attivo e importante che i credenti hanno nel regno di Dio. Essere sacerdoti significa servire Dio e gli altri, condividendo il messaggio di Gesù e vivendo secondo i suoi insegnamenti. Questo ci mostra come ogni credente ha un ruolo significativo nel piano di Dio. Attenzione! Viene tra le nubi e tutti lo vedranno, anche quelli che lo uccisero. I popoli della terra saranno sconvolti. Sì. Amen. Perché si dice che Gesù verrà tra le nubi e tutti lo vedranno? Questo passaggio si riferisce al ritorno di Gesù, che sarà visibile a tutti. L'immagine di Gesù che viene tra le nubi simboleggia la sua gloria e il suo potere divino. La visione è universale, significando che tutti, credenti e non, riconosceranno il suo ritorno, un evento centrale nella fede cristiana. Io sono il primo e l'ultimo, dice Dio, il Signore, che è, che era e che viene, il dominatore dell'universo. Io sono Giovanni, vostro fratello in Cristo e vostro compagno nella persecuzione, nella costanza, nell'attesa del regno di Dio. Ero in esilio nell'isola di Patmos perché avevo annunziato la parola di Dio e la testimonianza portata da Gesù. Un giorno, era il giorno del Signore, lo Spirito si impadronì di me e udii dietro di me una voce forte come una tromba che diceva: quel che vedi scrivilo in un libro e manda il libro
alle 7 chiese dell'Asia Minore, a Efeso, a Smirne, a Pergamo, a Tiatira, a Sardi, a Filadelfia e a Laodicea. Perché Giovanni era in esilio sull'isola di Patmos? Giovanni era in esilio sull'isola di Patmos a causa della sua fedeltà nella predicazione della parola di Dio e nella testimonianza di Gesù. In quel tempo, annunciare il messaggio cristiano poteva portare a persecuzioni e pene severe, come l'esilio, per i seguaci di Cristo. Mi voltai per vedere chi stava parlando con me e vidi 7 candelabri d'oro e in mezzo a loro qualcuno simile a un uomo. Portava una tunica lunga fino ai piedi e una fascia d'oro sul petto. I suoi capelli erano bianchi come lana, come la neve. Aveva gli occhi ardenti come il fuoco. I suoi piedi splendevano come bronzo nella fornace e la sua voce risuonava come il fragore dell'oceano. Teneva 7 stelle nella mano destra e dalla sua bocca usciva una spada affilata a doppio taglio. Il suo viso era luminoso come sole fiammeggiante. Chi è la figura descritta con la tunica lunga e la fascia d'oro sul petto? La figura descritta è una visione di Gesù Cristo, rappresentato in una forma glorificata e maestosa. I dettagli come la tunica lunga, la fascia d'oro, i capelli bianchi e gli occhi ardenti sono simboli della sua divinità, purezza e potere. La visione di Giovanni di Gesù in questa forma esalta la sua natura divina e il suo ruolo come giudice e re. Quando lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto. Ma egli pose la mano destra su di me e disse: non spaventarti, io sono il primo e l'ultimo, io sono il vivente, ero morto, ma ora vivo per sempre. Ho la morte in mio potere, il mio potere è il mondo dei morti. Perché Giovanni cade ai piedi di Gesù e cosa significa che Gesù ha la morte in suo potere? Giovanni cade ai piedi di Gesù per l'intensità dell'incontro con la sua presenza glorificata. Gesù lo rassicura, sottolineando la sua identità come il primo e l'ultimo, colui che ha vinto la morte. Avere la morte in suo potere significa che Gesù ha vinto la morte con la sua risurrezione, offrendo la speranza della vita eterna a tutti coloro che credono in Lui. Scrivi dunque le cose che vedi, prima le cose presenti e poi quelle che presto accadranno. Vedi 7 stelle nella mia mano destra e 7 candelabri d'oro. Il loro significato nascosto è questo. Le 7 stelle sono i messaggeri delle 7 chiese e i 7 candelabri sono le 7 chiese. Cosa significano le 7 stelle e i 7 candelabri nella visione di Giovanni? Nella visione di Giovanni, le 7 stelle rappresentano i messaggeri, o angeli, delle 7 chiese, e i 7 candelabri d'oro rappresentano le 7 chiese stesse. Questi simboli mostrano il legame tra le chiese e i loro leader spirituali, e il ruolo di Gesù nel guidarli e proteggerli. Per la chiesa che è nella città di Efeso, scrivi questo. Così dice il Signore, colui che tiene nella sua mano destra le 7 stelle, che cammina in mezzo ai 7 candelabri d'oro. Che messaggio ha Gesù per la chiesa di Efeso? Il messaggio di Gesù per la chiesa di Efeso, come riportato nell'Apocalisse, è una combinazione di lode e rimprovero. Loda la chiesa per la sua perseveranza e per aver respinto i falsi apostoli, ma la rimprovera per aver perso il primo amore, ovvero l'intensità e la purezza della loro fede iniziale. Gesù invita la Chiesa a ravvedersi e ritornare alle sue prime opere. Io vi conosco bene. So che vi siete impegnati con tutte le vostre forze e che avete perseverato nella fede. So che non potete sopportare i malvagi, che avete messo alla prova quelli che si dicono apostoli ma non lo sono e li avete smascherati. Siete rimasti saldi nella fede,
e avete sofferto per causa mia senza stancarvi. Cosa dice Gesù sulle azioni della Chiesa di Efeso? Gesù riconosce e loda la Chiesa di Efeso per il loro impegno, la perseveranza nella fede e la loro capacità di identificare e respingere i falsi apostoli. Egli apprezza la loro resistenza e la fedeltà, nonostante le prove e le sofferenze subite in nome della loro fede. Ma ho un rimprovero da farvi. Non avete più l'amore dei primi tempi. Come siete cambiati. Ricordate come eravate da principio. Tornate a essere come prima. Se no io verrò e leverò dal suo posto il vostro candelabro. Cosa significa quando Gesù dice che la chiesa di Efeso ha perso il suo primo amore? Gesù rimprovera la chiesa di Efeso per aver perso il loro primo amore, che significa che hanno perso la passione e l'intensità della loro fede iniziale e del loro impegno nei confronti di Gesù e del suo insegnamento. Li esorta a ricordare e ritornare alla profondità e sincerità della loro fede e pratica originaria. C'è questo, tuttavia, a vostro favore. Voi detestate come me ciò che fanno i Nicolaiti. Chi erano i Nicolaiti e perché Gesù li menziona nella lettera alla chiesa di Efeso? I Nicolaiti erano probabilmente un gruppo all'interno della chiesa cristiana primitiva che aveva pratiche o credenze contrarie agli insegnamenti di Gesù e degli apostoli. Gesù menziona la loro opposizione ai Nicolaiti per lodare la chiesa di Efeso per il loro rifiuto di seguire queste pratiche errate, in linea con la fedeltà ai veri insegnamenti cristiani. Chi è in grado di udire, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Ai vincitori darò da mangiare il frutto dell'albero della vita che si trova nel giardino di Dio. Cosa significa il frutto dell'albero della vita che Gesù promette ai vincitori? Il frutto dell'albero della vita è un simbolo biblico che rappresenta la vita eterna e la comunione con Dio. Nella promessa di Gesù, indica che coloro che rimangono fedeli e superano le prove riceveranno la vita eterna e un posto nel regno di Dio. Per la chiesa che è nella città di Smirne, scrivi questo. Così dice il Signore, che è il primo e l'ultimo, che era morto ed è tornato a vivere. Io so che siete perseguitati e ridotti in miseria, ma in realtà siete ricchi. So che parlano contro di voi alcuni che pretendono di essere il popolo mio, ma non lo sono perché sono seguaci di Satana. Cosa vuol dire Gesù quando dice che la chiesa di Smirne è perseguitata e povera, ma in realtà è ricca? Gesù riconosce le difficoltà e le persecuzioni affrontate dalla chiesa di Smirne, ma sottolinea che, nonostante la loro povertà materiale, sono spiritualmente ricchi. Questo significa che il loro valore e la loro ricchezza non sono misurati in termini materiali, ma in termini di fede, resistenza e lealtà a Dio. Non abbiate paura delle sofferenze che vi aspettano. Sentite, il diavolo getterà presto alcuni di voi in prigione per mettervi alla prova. Sarete perseguitati per 10 giorni. Siate fedeli anche a costo di morire. E io vi darò la corona della vittoria, la vita eterna. Cosa significa la promessa di Gesù di dare la corona della vittoria ai fedeli che affrontano le persecuzioni? La corona della vittoria simboleggia il premio finale di vita eterna che Gesù promette ai fedeli che rimangono saldi nella loro fede, nonostante le persecuzioni e le prove. Questo premio rappresenta la vittoria spirituale e l'onore supremo che attende coloro che dimostrano fedeltà e coraggio di fronte alle avversità. Chi è in grado di udire, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese.
La seconda morte non colpirà i vincitori. Cosa significa la seconda morte non colpirà i vincitori nel messaggio di Gesù? La seconda morte in Apocalisse si riferisce alla morte spirituale o alla separazione eterna da Dio. Quando Gesù dice che la seconda morte non colpirà i vincitori, significa che coloro che rimangono fedeli a Dio e superano le prove spirituali non subiranno questa separazione eterna, ma invece godranno della vita eterna con Dio. Per la Chiesa che è nella città di Pergamo, scrivi questo. Così dice il Signore che ha una spada affilata a due tagli. Io so che abitate dove Satana ha il suo trono, ma voi mi siete rimasti fedeli e non avete rinnegato la fede in me. Neppure quando il mio fedele testimone Antipa è stato ucciso nella vostra città dove Satana ha la sua dimora. Cosa significa che la chiesa di Pergamo si trova laddove Satana ha il suo trono? La frase laddove Satana ha il suo trono si riferisce alla città di Pergamo come un luogo dove c'erano influenti pratiche pagane e idolatre, che erano in netto contrasto con gli insegnamenti cristiani. Questa espressione simboleggia la forte presenza di forze spiritualmente negative, nonostante le quali la chiesa di Pergamo è rimasta fedele a Gesù. Ho però un rimprovero da farvi. Ci sono fra voi dei seguaci della dottrina di Balaam. Egli insegnò a Balak il modo di far cadere in peccato gli antichi israeliti, inducendoli a mangiare carne usata per i sacrifici agli idoli e a tradire il loro Dio. Cosa intendeva Gesù con la dottrina di Balaam e l'insegnamento dei Nicolaiti menzionati nella lettera alla chiesa di Pergamo? La dottrina di Balaam si riferisce a insegnamenti che portano le persone a compromettere la loro fede, inducendole a pratiche peccaminose come l'idolatria e l'immoralità sessuale. I Nicolaiti, d'altra parte, erano un gruppo che promuoveva pratiche contrarie agli insegnamenti di Gesù. Gesù rimprovera la chiesa di Pergamo per aver tollerato questi insegnamenti dannosi all'interno della loro comunità. Ci sono anche tra voi alcuni che seguono tenacemente l'insegnamento dei Nicolaiti. Cambiate vita, altrimenti fra poco verrò a combattere contro queste persone con la mia parola che taglia come una spada. Cosa significa la minaccia di Gesù di combattere contro coloro che seguono l'insegnamento dei Nicolaiti con la sua parola che taglia come una spada? Quando Gesù dice che combatterà contro i seguaci dei Nicolaiti con la sua parola che taglia come una spada, sta usando una metafora per descrivere il potere e la precisione della sua verità e giudizio. Questo significa che Gesù interverrà per correggere e giudicare coloro che si sono allontanati dagli insegnamenti veri, usando la sua parola per rivelare la verità e porre fine alle false dottrine. Chi è in grado di udire, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Ai vincitori io darò da mangiare la manna nascosta e gli darò anche una pietruzza bianca dove sarà scritto un nome nuovo che nessuno conosce, salvo chi la riceve. Cosa simboleggiano la manna nascosta e la pietruzza bianca che Gesù promette ai vincitori? La manna nascosta simboleggia il nutrimento spirituale e la rivelazione che Dio offre ai fedeli. La pietruzza bianca con un nome nuovo rappresenta un premio personale e unico da parte di Dio, simbolizzando l'accettazione e l'identità speciale nel regno di Dio. Entrambi sono premi per coloro che rimangono fedeli e superano le prove spirituali. Per la chiesa che è nella città di Tiatira, scrivi questo. Così dice il Figlio di Dio che ha occhi ardenti come il fuoco e piedi simili a bronzo splendente. Io so tutto di voi, so che vi amate, che servite gli uni gli altri e che perseverate nella fede. Anzi, tutto questo ora lo fate più di prima,
ma ho un rimprovero da farvi. Voi tollerate Gesabele, quella donna che pretende di parlare in nome di Dio. Con il suo insegnamento svia i miei fedeli, inducendoli a tradirmi e a mangiare carne usata per i sacrifici agli idoli. Chi era quella donna Gezabele menzionata nella lettera alla chiesa di Tiatira e perché Gesù la criticava? Gezabele nella lettera alla chiesa di Tiatira simboleggia una figura corrotta che seduceva i cristiani a pratiche immorali e idolatria. Gesù la critica perché le sue azioni portavano i fedeli lontano dagli insegnamenti veri, incoraggiando peccati come l'immoralità sessuale e l'idolatria. Le ho dato tempo per cambiare vita, ma non vuole abbandonare la sua infedeltà. Perciò manderò a lei una grave infermità e una grande sofferenza a quelli che vanno con lei se non mutano condotta. Infine, farò morire i suoi figli. Così tutte le chiese sapranno che io conosco i pensieri segreti e le intenzioni nascoste degli uomini. Tratterò ciascuno di voi secondo le sue opere. Cosa intendeva Gesù con le severe punizioni menzionate per Gezabele e i suoi seguaci? Gesù nelle sue parole indica che coloro che seguono pratiche corrotte e non si pentono, come Gezabele e i suoi seguaci, affronteranno conseguenze severe. Queste punizioni sono simboliche della giustizia divina e servono da avvertimento a tutti nella Chiesa sull'importanza di rimanere fedeli agli insegnamenti veri e di evitare la corruzione morale. A tutti gli altri di Tiatira, cioè a voi che non avete accettato quell'insegnamento e non conoscete ciò che essi chiamano i profondi misteri di Satana, io non impongo nessun obbligo particolare. Voi però tenete saldo ciò che avete fino al mio ritorno. Cosa vuole dire Gesù quando dice ai fedeli di Tiatira di tenere saldo ciò che avete? Gesù incoraggia i fedeli di Tiatira a rimanere fermi nelle loro convinzioni e nella loro fede, nonostante le influenze negative. Tenere saldo ciò che avete significa continuare a vivere secondo i veri insegnamenti cristiani e rimanere fedeli ai principi della fede, resistendo alle false dottrine e alle tentazioni. Ai vincitori, quelli che fanno la mia volontà fino alla fine, io darò autorità sopra le nazioni, come io stesso l'ho ricevuta dal Padre mio. Essi le governeranno con un bastone di ferro, le faranno a pezzi come stoviglie di terracotta, e darò loro anche la stella del mattino. Chi è in grado di udire, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Cosa significa che i vincitori riceveranno autorità sulle nazioni e alla stella del mattino? Gesù promette che coloro che vincono e seguono la sua volontà fino alla fine avranno autorità sulle nazioni, simboleggiando un ruolo di leadership e giustizia divina. La stella del mattino è un simbolo di speranza, rinnovamento e la presenza di Cristo stesso. Questi premi rappresentano il trionfo spirituale e l'onore che attendono i fedeli nel regno di Dio. Grazie per aver seguito questo viaggio spirituale attraverso l'Apocalisse. Speriamo che abbiate trovato ispirazione e comprensione nelle parole di Gesù e nelle immagini che abbiamo condiviso. Un ringraziamento speciale a tutti coloro che hanno seguito il video fino alla fine. Se vi è piaciuto questo video e desiderate approfondire ulteriori temi biblici e spirituali, vi invitiamo a iscrivervi al canale YouTube di Cristianamente. Non dimenticate di attivare la campanella per ricevere notifiche sui nostri prossimi video. La vostra presenza e il vostro sostegno sono una benedizione per noi. Arrivederci al prossimo video. Su Cristianamente.